Questo importante cantiere ha messo all'opera tutte le maestranze specializzate più importanti, nazionali ed internazionali. Ma soprattutto ha visto al lavoro artisti di importanza mondiale, impegnati nell'esecuzione delle vetrate, della statuaria sacra e delle pitture murarie secondo l'antico metodo dell'affresco. Nel 2007 l'interno della cupola è stato affrescato dal pittore russo Oleg Supereko e successivamente nel marzo 2013, attraverso un'impalcatura tecnicamente avanzata, sono iniziati i lavori per ridare alla cattedrale la pittura più importante, il catino ed il tamburo absidale. Per questo lavoro è stato scelto il maestro Bruno d'Arcevia, che ha portato a completamento l'opera ritraendo l'immagine imponente del Cristo Pantocratore e dei padri della Chiesa. Sono qui a Noto, dove sto appunto facendo questo affresco, e Noto è famosa per essere la città ideale del Settecento ed in particolare la città barocca per eccellenza. Sono stato incaricato di fare questo affresco dopo aver superato un concorso a cui partecipavano artisti tutti molto bravi, almeno ai miei occhi, non solo italiani. Quindi ho avuto la fortuna di essere scelto, o la sfortuna, perché l'affresco è un lavoro pesante, è un lavoro che mi sta togliendo grandi energie, e l'affresco è una cosa seria, una cosa che dura millenni ed è pieno di problemi tecnici da risolvere, il rapporto tra la calce, i pigmenti. Ho bisogno di un operaio e ne ho trovato uno bravissimo che mi segue tutti i giorni, mi stende la malta perché io devo lavorare sulla malta fresca, mi ritaglia poi la malta il giorno dopo per fare il secondo intonaco, perché gli intonaci devono essere, la giuntura degli intonaci non si deve vedere, e così pezzo per pezzo si può lavorare sulla calce fresca. Questi pezzi si chiamano in termine tecnico le giornate. Ci sono conoscenze che si stanno perdendo e per noi che facciamo un lavoro antico come quello dell'affresco, un lavoro che si fa da 4.000 anni a queste parti, diventa difficile reperire le maestranze in grado di possedere queste conoscenze, e ho qui una maestranza eccezionale che in tutta la mia vita io non ho mai trovato, così preparata e così appassionata della materia dell'intonaco e della calce, il quale ha dei segreti suoi addirittura. Non solo mette in opera ciò che gli antichi mettevano in opera, ed è uno di pochi oramai che ha queste conoscenze, ma in più aggiunge del suo. È vero, sono dei segreti alcune cose che stai mettendo in atto.
quando mi ha raccontato come compone la calce, non mi ha detto tutto perché se no non sarebbero segreti, rimane una sua conoscenza, ma alcune cose che mi diceva mi facevano pensare a una ricetta quasi da cucina. Per esempio, tu usi l'aceto, per esempio. L'aceto, per esempio, che è un antibatterio. Usiamo anche del bianco d'uovo. Del bianco d'uovo, vedete? Che è un addensante naturale che gli dà più possibilità di lavorazione. E la calce, naturalmente, che è l'ingrediente principale, è una calce, addirittura quella che stiamo usando per gli affreschi del maestro Bruno, è una calce che è del 2007, quindi quasi 6 anni di stagionatura. Quindi è una calce molto riposata, ottenuta con un carbonato di calcio purissimo al 99%, con una cottura a legna in un vecchio forno del tipo romano, quindi una fornace a fossa. Perché non tutti sanno che la calce deve essere spenta, cioè non deve essere più aggressiva, se no distrugge i pigmenti, e solamente se uno come Orazio ti garantisce che quella calce è veramente spenta e tu puoi lavorare tranquillo, se no dopo un mese i colori che hai messo diventano bianchi. E quindi lui ha preparato una malta unica. Io penso, no, ho fatto tanti affreschi, ma è la prima volta che utilizzo un materiale così, così perfetto. E poi che altro ci puoi dire di questa malta? Perché si chiama grassello, per esempio? Grassello perché si ottiene poi dallo spegnimento dell'ossido di calce con l'acqua e si forma questa pasta che poi va a decantare. E grassello perché è una malta molto, una calce grassa, quindi che è molto facile da lavorare e che rimane a stagionare, come dicevo prima, per alcuni anni. Puoi dirmi, perché io ho sempre visto fare due strati di calce, sì. E si dipinge sull'ultimo, logicamente. Invece Orazio ne fa tre di strati, per arrivare a uno spessore di quanto? Di un centimetro. Di un centimetro. E perché tre strati? I tre strati perché la calce, essendo un prodotto naturale, quindi in questo caso non abbiamo usato nessun ritenitore d'acqua o tutti questi prodotti chimici che oggi l'industria usa, quindi abbiamo dato la calce per strati, così come è giusto darla per evitare fessurazioni, e nello stesso tempo abbiamo raggiunto lo spessore di un centimetro perché la calce, una volta che va in carbonatazione, diventa di nuovo carbonato di calcio, e quindi come tutti i carbonati di calcio devono avere uno spessore per durare in eterno, diciamo. In eterno, sì. Ora stiamo spolverando con questa terra, facciamo passare attraverso i buchi, trasferiamo il disegno sulla calce fresca. È così che poi resta. Che poi resta, ho la traccia per lavorare. Eccellenza è preoccupato dell'aspetto teologico estetico, io dell'aspetto estetico teologico. Beh, c'è un'estetica teologica, due visioni diverse. La bellezza non è sta soltanto nelle forme, ma in quella forma che è capace di comunicare una verità, un senso, un significato, certo. Un gusto della vita, che è precisamente quello che chi guarderà il dipinto potrà fruire. Ho insegnato al vescovo come si fa, e Sua Eccellenza sta diventando un buon apprendista. E io verrò spesso qui ad aiutarti, così è un modo per vivere meglio anche l'affresco, sentirlo. Poi sarà bello un giorno, quando è finito, no, dire io lì ci ho messo le mani. Ci ho messo le mani, sì. Però mi piacerebbe lavorare sulla testa del grande Girolamo. È bellissimo anche questa immagine del libro. Noi sappiamo che Girolamo ha tradotto in latino il Nuovo Testamento. Era un grande biblista. Fino qua. Era un grande biblista. Poi un appassionato anche. Ecco, basta lì. Un appassionato della Terra Santa, perché per lui la scrittura
è Gesù al vivo. Quindi è stato giusto, ecco, dare al volto di questo padre della Chiesa il simbolo del che più lo caratterizza, quello dello studioso, quello di essere stato studioso della Sacra Scrittura. Oggi è un giorno particolare perché è un giorno d'altri tempi, sospeso sul tempo. Abbiamo il nostro vescovo che oramai è di casa lassù sull'abside, ma oggi abbiamo Sua Altezza Alberto di Monaco. E quindi trovare un principe, un vescovo e un artista in cima a una cupola è una cosa che non si dà oramai da tanti anni. Forse è successo a Michelangelo questo. Quindi è un giorno particolarissimo questo. Sentiamo una dichiarazione del principe. Tra Michelangelo e oggi forse succede una volta. Sì, io penso che sia una cosa unica. Ho utilizzato dei colori e delle forme estratti a memoria dalla storia dell'arte e in particolare da un momento della storia che io amo particolarmente, che è il cosiddetto manierismo storico. E io, come neomanierista, proseguo quelle cose e quindi i colori sono un po' quelli, così luminosi, dati per pezzature, non si devono legare per atmosfere. E questa pittura per pezzatura dà l'impossibilità, è la chiave, no? della lettura, dell'impossibilità di cucire in un unicum, in un pensiero unico, l'opera. E quindi l'opera nasce da frammentazioni, le quali si riuniscono e danno l'illusione della unitarietà dell'opera, ma in realtà l'opera è estremamente frammentata. E questo mi interessa molto e poi corrisponde quasi alla tecnica dell'affresco, perché le giornate sono a pezzi e quindi ricucire le giornate, ricucire le forme alla fine dà un risultato piuttosto allucinato, insomma, nel senso che non è così scontato, è sorprendente e spero che questo affresco sia sorprendente. Calce tiene bene, 6 ore te le dà tutte. D'accordo. 3 strati di intonacchino mettono? Sì. Successivi oppure solo 3? Uno la sera prima, così via. Uno la mattina viene, ne mette un altro e poi quando lo chiamo, di quando mi sono svegliato, tra un'ora sto lì, lui mette quell'ultimo, mezz'ora prima. Più fino. Beh, poi lo si strato asciuga, sotto si asciuga più lentamente. Lo strato sotto, certo, mi mantiene l'umidità dell'occhio. E quindi c'è il maestro di Orazio che ha fatto anche Oleg la cupola e poi da 4-5 generazioni. È lo stesso mastro allora, sì, mastro operaio. Sì, sì. E da 4-5 generazioni fa intonaci, eccetera. A me interessa per sapere le giornate, quante ne ha ipotizzate per tutto il catino? Io questo penso che sia un mese di lavoro. Penso. Un mese di 30 giornate? Penso, no, sì. La domenica non lavora. No, 25 giornate. 25 giornate. Poi ci sono dei pezzi enormi che mi... Ecco, il cielo, voi volete il cielo tutto unito. Sì. Sarà un problema perché da qui in giù fino a là, sì, questo è tutto cielo. Sì. Per cui la dovremmo fare in una sola giornata, cercheremo di farla, vediamo. Certo. Prima anzi faccio il cielo forse. Velature le ha previste o no? Tutto in affresco? No, tutto in affresco. Tutto in affresco. Poi se servissero sì, ma non penso che servano. Su quei 25 giornate, ma le ha già predisposte sui cartoni oppure ancora conto, non ha... Ho fatto un conto che in una settimana una figura così la faccio tutta. Parte sempre dall'alto e va e vado giù, sì, a scendere. È tutta a carbone qui. Questa, maestro? Questa. Qual era qua? Beh, bisogna fotografarlo quando ha messo tutti i cartoni.
tempo un luogo di follia. Di follia attardata, qui c'è un barocco molto, molto tardo, certo. Quasi anacronista. Sì, e questo ritorna con te. E ritorna. E allora, però, mi viene in mente che il fascino di Nodo, poi il barocco, sai, comincia a Roma nel 600, poi è come un fuoco d'artificio che esplode in tutta Europa. Questa è il momento della morte di questo fuoco d'artificio, che muore però con la sarabanda finale. Sì. E Nodo è una sarabanda, è un luogo forte. Anche perché c'è da credere che questa impresa sarà epocale e non più ripetuta, perché questa chiesa non crollerà più. Perché il dato fondamentale che tu forse non sai è che quando io ho cominciato tutto con Tringale, Tringale ha avuto l'intuizione di venire da me, mi ha fatto vedere quello che pensavano di fare con lo sovrintendente, i banchi di plexiglass. Le cose, dico, ma scusa, facciamo le cose nell'ordine e nella coerenza con l'architettura. Ed è cominciata questa impresa con Bertolaso, eccetera. Ma lui mi ha fatto, ed è stato molto ammirato anche nei convegni sul restauro, perché la chiesa era costruita male, in quanto c'era il materiale di riempimento dentro i pilastri con delle lastre di cui è crollato. Allora lui la prima cosa che ha fatto è ricostruirla come era e dove era, nelle forme giuste, però mettendo i blocchi di pietra che sono veri blocchi di pietra, per cui non crollerà nei prossimi 300 anni. No, io pensavo se crollasse io avrei un altro lavoro da fare. No, ma non crollerebbe nei prossimi 10 anni o 20 anni. Così parleremo del vecchio d'Arcevia e del nuovo d'Arcevia. Appunto. Comunque, per chiudere su di te, sì, quello che vedo, questi che sono, non sono cartoni originali, sono fotografi. No. Io ho fatto fare una fotocopia sul bozzetto. Sul bozzetto. E poi l'ho ripreso tutto a carbonizzato. Vedo bene. No, ma per dirne sul piano formale, come sotto, vedo appunto che questo panneggiare barocco e le, come dire, icone dei volti della Madonna sono, credo, la forma di massima neutralità che tu potessi realizzare mantenendo la tua personalità. Quindi mi sembra che questo funzioni, nell'ordine di quello che diceva Buranelli. Su un filo. Sì, mi pare che funzioni, perché non c'è nulla che andrebbe mutato, è giusto così, semplice. La sorpresa che io provo ora, guardando questi affreschi realizzati, è la sorpresa che provo ogni volta alla fine di un lavoro. La sorpresa di aver calcolato fino al possibile tutto ciò che stavo facendo, ma poi di scoprire che non ho calcolato tutto, perché è incalcolabile la pittura, perché la pittura è appunto quel dato misterioso che sfugge al pennello dell'artista, anzi sfugge all'artista, è quasi il pennello che parla a un certo punto. E quindi è la sorpresa che ho sempre provato. Io penso che tutti gli artisti alla fine di un'opera abbiano provato quella sorpresa. E l'artista si augura che quella sorpresa sia centuplicata quando ad osservare l'opera è l'osservatore. Maggio 2014, dopo anni di intenso e paziente lavoro, la cattedrale è stata finalmente ultimata, con tutte le sue opere d'arte all'interno che la rendono maestosa, solenne e soprattutto uno dei capolavori di ricostruzione più importanti dei nostri tempi. Le ultime opere che hanno completato l'allestimento iconografico della cattedrale sono state le magnifiche vetrate del maestro Francesco Mori e la tela dipinta che riveste la navata centrale del maestro Lino Frongia.